per il Catania matura la seconda sconfitta interna consecutiva. Cosa è successo oggi alla vostra squadra? Sì, ci dispiace per la sconfitta e credo che comunque non ci voleva, perché comunque volevamo questi tre punti per comunque cercare di rimanere lì e consolidarci comunque una buona classifica in zona playoff. Però credo che comunque non abbiamo tempo di piangerci addosso e dobbiamo guardare subito alla partita di mercoledì, prepararla. È stata una giornata un po' difficoltosa, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo sofferto molto il loro gioco e non siamo stati bravi noi. Dobbiamo crescere molto ancora, dobbiamo responsabilizzarci un po' di più e essere più bravi ad aiutarci e darci una mano in campo quando le cose non vanno bene. La sensazione è che vi siate accesi soltanto di intermittenza, vi è mancato forse anche la brillantezza per provare a proporvi con continuità, a mettere in difficoltà un Teramo sempre comunque ordinato ed efficace. Sì, abbiamo trovato di fronte una squadra molto organizzata che ci aveva anche un buon palleggio e un punto di forza importante davanti, in mezzo al campo in avanti. Ci siamo accesi, come dicevate, in intermittenza, ma credo che soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo le abbiamo sofferto un po' troppo, ecco. E queste cose non ci devono succedere, perché non dobbiamo dimenticare che noi ci giochiamo tanto con una buona classifica in zona playoff. Dalle tue parole emerge una sana autocritica. C'è rimpianto anche e recriminazione per quella scelta nel finale da parte dell'arbitro di non concedere il rigore sul Mani? Avete protestato? Sì, no, quello sì, rammarico c'è, perché comunque sappiamo tutti quanti noi ragazzi quanto lavoriamo e ci impegniamo durante la settimana, però giustamente quello non ci basta più. Credo che comunque da ora in poi dobbiamo guardarti in faccia e dare tutti quanti qualcosina in più per far ciò che durante la partita la domenica rendiamo di più. Nonostante la sconfitta vi siete dati già un segnale di incoraggiamento negli spogliatoi in vista della trasferta sul campo della Turris? Ma assolutamente, come ti dicevo prima, non possiamo stare lì a crocifissarsi troppo su questa prestazione ormai andata, e purtroppo non è andata bene, quindi credo che domani cominceremo già a valutare le cose che non siano andate bene e magari ci sono anche delle cose positive all'interno della partita, e dobbiamo pensare subito alla prossima partita, la Turris, che anche lì è fondamentale per noi. Grazie.